Siamo al piano terra dei musei civici, accesso da Piazzale Sant'Agostino e qui nell'ambito del Motor Valley Fest ci si tuffa davvero nel mito. Noi abbiamo voluto un po' rappresentare che già negli anni 50-60 questo territorio era in grado di realizzare e costruire le auto che poi diventarono le auto più famose al mondo, Ferrari e Maserati. Qui abbiamo un esempio della produzione di quegli anni. Protagonista dal 58 al 60, la Ferrari 246 di Formula 1. Eccola qui, come un missile da altri tempi. Nelle sale al piano terra del Museo Civico anche la Maserati 250F protagonista dagli anni 1954 a 1960. Una linea sportivissima, cattiva, con questi incredibili tubi di scarico che passavano a pochi centimetri dal pilota, una meraviglia di altri tempi. E qui ci spostiamo ancora più indietro, anche se rappresenta il pezzo iniziale dell'esposizione, la Ferrari 500 F2. Guardiamo le linee incredibili, come è incredibile anche la particolarità di questo piccolo parabrezza. Formula 1 e non solo, noi l'abbiamo chiamata Formula Modena per questo, perché è talmente forte la capacità dimostrata in termini di tecnologia, di design, la velocità. Qua ci sono delle auto che a guardare è una cosa incredibile. C'è un'auto che faceva 270 km all'ora, voi capite che oggi come oggi arrivano a 320, 330 la Formula 1, ma è tutta un'altra tecnologia, sicurezza, chiaramente. Lo sviluppo di oggi nasce dai traguardi raggiunti nel passato.